acquistati a casa. Uscite solo per acquistare farmaci e generi di prima necessità, nel rispetto delle norme anticontagio, e cioè mantenendo una distanza di almeno un metro l'uno dall'altro. La comunità montana Vallo di Diano mette in campo nuove azioni per contrastare la diffusione del coronavirus. L'ente sovracomunale, con sede a Padula, ha già incontrato il gruppo intercomunale di protezione civile. Abbiamo registrato un audiomessaggio, riferisce il presidente Raffaele Accetta, che sta circolando sul territorio attraverso vetture della protezione civile dotate di autoparlanti. Nel rispetto delle norme anticontagio, e cioè mantenendo una distanza di almeno un metro l'uno dall'altro. Evitate riunioni in pubblico e privato, evitate visite parentali. In questo modo, spiega, vogliamo contribuire a rendere note le prescrizioni chiave che i cittadini sono tenuti ad osservare al fine del superamento della grave crisi sanitaria in atto. L'audiomessaggio ricorda a tutti di rimanere a casa e quali sono i motivi per i quali è consentito uscire per le strade cittadine. Se avete tosse o febbre a 37 gradi e mezzo, chiamate il medico curante o la guardia medica, oppure i numeri 112 o 1500. Sì, grazie per la collaborazione.